Buongiorno, stamattina ci occupiamo di cereali, semi oleosi e farine proteiche perché nostra ospite è l'Associazione Nazionale Cerealisti che è stata fondata nel primo dopoguerra proprio per rappresentare chi importa, esporta e tratta all'ingrosso questi prodotti. È un settore che muove un giro d'affari di 9 miliardi di euro e nel quale si allarga sempre di più la forbice tra un import in forte crescita e un export invece in calo. Ce li fa conoscere Enrico Sparti. Molte persone non si rendono conto che dietro un piatto di pasta o dietro una pizza in un piatto c'è del grano che viene lavorato, che sia grano duro oppure che sia grano tenero. E come si sa, in Italia noi non abbiamo tutta la capacità produttiva di materia prima per far sì che questi alimenti e questi prodotti finiscano nei piatti delle persone sia in Italia ma soprattutto in giro per il mondo. Nel contesto dell'agroalimentare, e quindi parliamo di cereali, sfarinati, semi oleosi e sottoprodotti, che siano destinati ad uso zootecnico o ad uso alimentare, c'è una richiesta di importazione che vada a sopperire alle mancanze produttive italiane. Vi do un'indicazione che è significativa sulla base dell'ultima campagna agraria. L'Italia necessita di circa 38 milioni di tonnellate di questi prodotti. Di questi 38 milioni il 50% viene importato, ma non viene importato da oggi, viene importato da decenni, da quando esiste un'articolata logistica marittima che fa sì che queste merci possano essere importate da paesi terzi, ma anche dalla Comunità Europea. Noi siamo un laboratorio di testing specializzato nel controllo dei contaminanti sulle materie prime, sui semi lavorati e prodotti finiti, quindi la nostra specializzazione è sul food testing. Se pensiamo a una filiera cerealicola, quindi il grano che viene importato dall'Ucraina o dal Latin America, in molti casi noi siamo coinvolti nel cosiddetto pre-shipment control, cioè all'atto della spedizione della nave viene fatto un campionamento, un sampling. Il campione viene spedito a Modena, quindi in 2-3 giorni arriva a Modena, si controlla che il grano non contenga sostanze contaminanti nocive per la salute. Noi diamo in altri 2-3-4 giorni il nostro responso e quando la nave arriva il prodotto è già stato controllato, viene nuovamente controllato e poi chi acquista il grano a sua volta esercita un controllo. Quindi possiamo dire che lato consumatore il controllo sulle filiere è piuttosto robusto perché i livelli di controllo sono molteplici e spesso sono eseguiti da diversi operatori. Perché l'importazione deve essere garantita come qualità e come sicurezza alimentare tanto quanto un prodotto nazionale. Possiamo distinguere diverse tipologie, tre tipologie fondamentali di enti di controllo che si occupano di prodotti, che sono due uffici periferici del Ministero della Salute che operano sia in porti sia in aeroporti e che si occupano dei prodotti destinati all'alimentazione umana e tali sono gli uffici di sanità marittima aerea di frontiera e i posti di ispezione frontaliere veterinari che si occupano dei prodotti destinati direttamente all'industria mangimistica agrozootecnica. Tutte le tipologie di prodotti sono sottoposte a controlli sanitari di quattro tipi. Il primis, che viene fatto sul 100% delle partite importate, sono i controlli di origine documentale, poi i controlli di identità, i controlli di qualità visiva del prodotto e
random i controlli di laboratorio. I controlli più frequenti sono quelli per le micotossine, sono quelli per i metalli pesanti inquinanti come l'arsenico, il piombo, il cadmio, il mercurio, per le diossine, i policlorobifenili e altri inquinanti di origine batterica come ad esempio le salmonelle, che possono inquinare diverse tipologie di prodotti. E questo livello di sicurezza, ecco, ci tengo a precisare che non dipende tanto dalla provenienza in sé, dipende dal livello di attenzione degli operatori, dipende dalla robustezza del sistema, quindi dalla serietà degli operatori. Non è detto che un prodotto che arriva dall'Ucraina sia meno salubre di un prodotto che arriva dalla Francia o da un'altra geografia, cioè la geografia non è una discriminante. Quello che conta è il livello di attenzione e la robustezza della filiera agroalimentare. Per quanto riguarda la collocazione geografica dell'Italia, è chiaramente avvantaggiata rispetto ad altri paesi perché si trova diciamo nelle rotte dei traffici che vanno dall'est verso ovest. Paghiamo un deficit per quanto riguarda le infrastrutture, sia stradali che ferroviarie, che penalizzano la logistica nel suo complesso, gli operatori che riescono con mille sforzi e mille inventive di noi italiani a sopperire a queste mancanze. Possiamo dire che ogni nuova generazione di strumenti che qui vedete intorno a voi qualche esempio, la sensibilità aumenta di 5 grandezze logaritmiche, quindi ogni generazione significa dai 3 ai 4 anni, per cui il livello di sofisticatezza dei controlli analitici è, confrontato a 20-30 anni fa, amplificato di 20, 30, 40, 50 volte. Quindi il livello, alla fine, lato consumatore, il livello di sicurezza del prodotto alimentare è grandemente migliorato e aumentato. Nel 2017 la Comunità Europea ha approvato un regolamento dove rende responsabili gli operatori del settore relativamente alla sicurezza alimentare. Questo regolamento è entrato in vigore in dicembre del 2019, che è il regolamento 625, e pertanto l'Associazione Nazionale Cerealisti già 2 anni fa ha iniziato un percorso insieme alle autorità sanitarie per sviluppare un manuale di autocontrollo, e questo manuale di autocontrollo ha trovato l'approvazione del Ministero della Salute ed è stato inserito nella Gazzetta Ufficiale, e questo è il lavoro che praticamente svolge l'associazione, quello di cercare di agevolare il compito delle imprese associate a far sì che queste imprese si attengano strettamente a quelle che sono i regolamenti comunitari. Si pensa a volte che piccolo sia bello, in realtà se pensiamo ai grandi produttori di alimenti, maggiore è la visibilità di un marchio, quindi maggiore è l'esposizione del brand e maggiore sarà il livello di attenzione che un'azienda ripone per assicurarsi che i prodotti messi sul mercato siano controllati e sani. Questo perché, per una semplice ragione, se vogliamo, anche di opportunismo, per evitare il rischio reputazionale. Sarebbe imprevedibile e neanche immaginabile il danno reputazionale legato alla riscontro di una sostanza nociva su un prodotto di largo consumo.